Nel mondo del calcio, dove la finanza gioca ormai un ruolo tanto cruciale quanto quello che si svolge sul campo, la Juventus ha fatto parlare di sé con una mossa da campione: il completo rimborso di un bond da 175 milioni di euro. Ma c'è di più dietro questo gesto: una storia di responsabilità finanziaria, di disparità di trattamento e di una strategia che potrebbe riscrivere le regole del gioco. Prima di tuffarci in questa vicenda, ricordiamo l'importanza del tuo supporto. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Non perderti le prossime analisi sul mondo dello sport e sulle dinamiche finanziarie che lo influenzano. Il 19 febbraio 2024 segna una data storica per la Juventus. Il club annuncia il rimborso del bond da 175 milioni di euro, una mossa che testimonia non solo la solidità della sua gestione finanziaria, ma anche il suo impegno nel rispettare gli obblighi finanziari. In un'epoca in cui l'immagine pubblica della Juve è spesso macchiata da pregiudizi legati al debito, il club risponde sul campo finanziario, saldando il debito senza attingere ai fondi dell'aumento di capitale, ma attraverso risorse ottenute con sagacia e prudenza. Contrariamente a quanto molti pensano, la Juventus ha gestito questa operazione senza soccorrere agli aiuti esterni previsti, bensì facendo leva su linee bancarie esistenti, vendite di crediti e accordi di factoring. Una strategia che non solo evidenzia la capacità del club di navigare le acque turbolente della finanza, ma anche di farlo con un occhio di riguardo verso la sostenibilità e la responsabilità. Mentre la Juventus mostra i muscoli finanziari, la situazione debitoria dell'Inter, che supera il miliardo di euro, solleva interrogativi. L'Inter continua a competere senza che ciò sollevi significativi dibattiti pubblici sulla sua posizione finanziaria, una disparità di trattamento che mette in luce la necessità di criteri più uniformi e trasparenti nella valutazione delle società sportive. Nonostante le sfide, inclusa la mancata partecipazione alle competizioni UEFA, la Juventus ha potuto contare su Exor, che ha versato 127 milioni di euro, dimostrando un sostegno decisivo. Questo, insieme alla strategia finanziaria adottata, anticipa un secondo semestre con prospettive positive e una significativa riduzione dell'indebitamento netto. Cosa pensi della strategia finanziaria della Juventus rispetto ad altre società calcistiche? La loro capacità di gestire il debito e di rimanere competitivi sul campo ti convince? Condividi la tua opinione nei commenti. Se questo approfondimento ti ha offerto nuove prospettive, lascia un like, iscriviti al canale e supporta la verità che in TV non dicono. Ogni tua interazione è fondamentale. La mossa della Juventus non è solo un segno di responsabilità finanziaria, ma anche un campanello d'allarme per il calcio moderno, che richiede una maggiore trasparenza e equità. La gestione dei debiti nel calcio è una partita che si gioca fuori dal campo, ma che influisce direttamente sulle performance sportive e sulla sostenibilità delle società.